Incidente sul raccordo con la strada statale telesina, dove una donna 59enne ha perso la vita impattando con la sua auto, un Opel Astra, contro il guardrail che costeggia la carreggiata. Immediati soccorsi dei sanitari del 118 che hanno trasportato d'urgenza la 59enne presso il pronto soccorso dell'azienda ospedaliera San Pio, dove la donna purtroppo non ce l'ha fatta. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale e i carabinieri per le indagini del caso. Il tecnico del Benevento Calcio, Fabio Caserta, in sala stampa si è detto soddisfatto del pareggio e del punto ottenuto contro la Cremonese, che ha dimostrato di essere una squadra di ottimo livello e non è un caso che si trova nelle zone di vertice del torneo di Serie B. Non era facile la gara di questa sera. Nella seconda parte siamo anche un po' calati fisicamente e i lombardi hanno provato ad approfittarne, senza successo, grazie anche ad un ottimo Paleari. Ora bisogna pensare alla trasferta di Cosenza, molto insidiosa, che non dobbiamo sottovalutare. Ascoltiamo cosa ha aggiunto nel dopogara il tecnico giallorosso. Ma io penso che è un punto, quando pareggi queste partite, quando hai la possibilità di vincere, ma soprattutto quando rischi anche di perderle, come è successo nel secondo tempo, io penso che sia un punto importante, un punto guadagnato, un punto dove allunga la striscia positiva. Si poteva vincere, siamo partiti anche bene a mio avviso. Abbiamo fatto gol subito, abbiamo subito dopo pochi minuti il pareggio, però la squadra ha dato tutto, quando la squadra dà tutto sul campo io sono contento, perché di fronte c'era una squadra che era prima in classifica, ma non per quello che dicono in giro, ma perché lo merita, perché sul campo ha dimostrato di essere un'ottima squadra, gioca bene. Quindi è per questo quando dico un punto importante guadagnato, perché quando non puoi vincere le partite è importante queste partite soprattutto non perderle. La squadra sta iniziando a giocare bene, perché abbiamo avuto qualche difficoltà, perché c'era Ionita che non stava benissimo, perché dall'inizio che gioca con continuità e non ha saltato la partita. La Campra aveva qualche problemino fisico anche prima della partita. Subito abbiamo dovuto cambiare, anche che si è fatto male Barba. Diciamo che siamo partiti bene, ma abbiamo avuto qualche problemino e nel secondo tempo abbiamo, a mio avviso, sbagliato qualche passaggio anche facile, dovuto soprattutto alla stanchezza, perché qualche elemento era stanco. È normale, perché si sta giocando ogni tre giorni e non è facile recuperare. Quindi sono soddisfatto, sono contento del punto, per quello che ho visto anche da parte dei ragazzi, perché non è mai facile vincere, e come ho detto prima, quando non puoi vincere è importante non perdere. Però sono di quello che ho visto da parte dei ragazzi, ripeto, abbiamo sbagliato tante cose facili, e quando sbagli quelle cose facili, soprattutto i passaggi facili, significa che la stanchezza dal punto di vista fisico e mentale si è fatta sentire. Però per quello che hanno dato i ragazzi oggi, dal primo all'ultimo, abbiamo sbagliato, però abbiamo cercato fino alla fine, ci siamo allungati anche gli ultimi 10 minuti anche nei tre reparti, perché c'era la voglia di portare a casa 3 punti. Quindi questo è un aspetto molto positivo, perché il cambio di Barba mi ha penalizzato, perché ho dovuto fare un cambio il primo tempo, poi subito ho fatto un altro cambio e gli ultimi 25 minuti avevo l'ultimo step e ho fatto i cambi che ritenevo opportuni in quel momento. Un tifoso speciale per i giallorossi al Ciro Vigorito, dove si è giocata la gara Benevento-Cremonese, finita con il risultato di 1-1. In tribuna a sostenere il fratello Roberto si è accomodato il bomber e capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, tra i migliori nella gara vinta dal Napoli domenica scorsa contro la Lazio. Foto, strette di mano e tanto entusiasmo per la sua presenza in notturna a Benevento. Peccato che la sua presenza non sia stata determinante per i giallorossi, che comunque sono riusciti a fermare la capolista cremonese. Ci riempie di orgoglio l'ennesimo atto di coraggio dell'ambasciatore Pier Francesco Zazo, che nel trasferimento dell'ambasciata d'Italia da Kiev a Leopoli è riuscito a portare in salvo anche circa 20 minori, tra cui 6 neonati. Nel ringraziare il diplomatico di origini sannite per quanto sta facendo in questi giorni di disperazione, mi preme ribadire che, fugata questa drammatica sofferenza, sarà mia priorità quella di conferirgli la cittadinanza onoraria. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.
Continua l'azione di solidarietà al popolo ucraino da parte del sindaco Mastella e dell'amministrazione comunale. Il comune di Benevento, con il coordinamento della protezione civile e in collaborazione con le associazioni di volontariato, attiverà infatti nelle prossime ore dei punti di raccolta di beni di prima necessità, farmaci e presidi medici da inviare al popolo ucraino. La prima fase prevede, in collaborazione con l'Ordine dei Medici e Farmacisti di Benevento, la raccolta di farmaci e presidi medici indicati dalla Croce Rossa Italiana. I prodotti con confezione integra che si possono donare sono presenti in dettaglio sul sito internet della Croce Rossa, dell'Ordine dei Medici, dell'Ordine dei Farmacisti e sul sito di TV7 www.tv7.net. In ogni caso, anche presso le farmacie aderenti all'iniziativa saranno disponibili le liste dei farmaci e presidi medici specificatamente richiesti. Si è svolta la commissione congiunta PNRR e PIX Attività Produttive e Lavori Pubblici, presieduta rispettivamente da Luca De Lipsis, Alboino Greco e Luigi Scarinzi, alla presenza dei consiglieri componenti delle suddette commissioni. All'ordine del giorno la discussione sui lavori in piazza Piano di Corte. Hanno partecipato alla discussione anche l'architetto Pasquale Palmieri in qualità di RUP dei lavori e rappresentante dei commercianti locali Gaia Russo. Il tecnico ha esposto brevemente il progetto, che riguarderà la pavimentazione e l'illuminazione della piazza. I lavori inizieranno nel mese di marzo e termineranno entro giugno 2022. Alle perplessità manifestate dai commercianti zonali circa il transito pedonale e veicolare, si è risposto precisando che saranno previste delle passerelle per il transito pedonale dei clienti e saranno concesse le necessarie autorizzazioni al fine di permettere lo scarico carico delle merci. Saranno anche allocati appositi cestini per i rifiuti organici. Continua a migliorare la situazione nei reparti Covid-19 dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento, dove non si registrano decessi. Nel report odierno figurano un solo accesso e 3 dimissioni. Attualmente sono ricoverati 33 positivi, dei quali 21 sanniti e 12 di altre province. È stato posto il primo tassello per la realizzazione delle strutture territoriali dell'ASL Sant'Agata de' Goti. Infatti è stata inaugurata la sede operativa del presidio di continuità assistenziale ex guardia medica presso la nascente casa di comunità ubicata all'interno dell'ospedale Sant'Alfonso Maria de' Liguori. A seguito delle definizioni regionali in merito alla riconversione della struttura santagadese e dell'accordo intercorso tra azienda sanitaria di Benevento e ospedale San Pio, l'ASL sta lavorando a ritmo serrato per realizzare l'ospedale di comunità, la Casa della Salute e la Centrale Operativa Territoriale, oltre al presidio di guardia medica, che da oggi sarà operativo presso la nuova sede. Lo rende noto il direttore generale dell'ASL di Benevento, Gennaro Volpe. Si affitta casa vacanza a Marina di Ragusa, in Sicilia, alla punta più a sud d'Italia. 6 posti letto, box auto riservato, aria condizionata, a 200 metri dal mare. Per info telefonare a Luigi al 329-177-6486. Un posto meraviglioso per una vacanza da sogno. Sono 4.275 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 38.566 test. Il tasso di incidenza è dell'11,08%, in lieve aumento rispetto al 10,6% della giornata precedente. Le nuove vittime censite nel bollettino dell'unità di crisi sono 19, di cui 11 decedute nelle ultime 48 ore e 8 registrate in ritardo dai giorni precedenti. Invariata l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, a quota 45, in lievissimo calo, quella delle degenze, che scendono a 744. A seguito di una tempestiva ed articolata indagine coordinata dalla Procura di Benevento, gli agenti della squadra mobile della locale questura hanno dato esecuzione all'ordinanza della misura cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Benevento su richiesta della locale procura nei confronti di un 21enne di Benevento raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di maltrattamenti in famiglia con l'attenuante del vizio parziale di mente nei confronti della madre. In particolare, le indagini sono state avviate a seguito
seguito della denuncia querela sporta dalla persona offesa, la quale si doleva dei reiterati maltrattamenti perpetrati in suo danno con cadenza oramai quotidiana da parte del figlio. Alla luce dell'attività investigativa espletata con tempestività dalla squadra mobile, anche mediante l'escussione di persone informate sui fatti, gli agenti sono prontamente intervenuti sul posto dopo la segnalazione al numero di emergenza 113. Il GIP, valutato il compendio probatorio raccolto a sostegno delle dichiarazioni della denunciante, ha ritenuto che ricorressero sia gravi indizi di colpevolezza che le esigenze cautelari. Per tali ragioni, il GIP ha emesso un provvedimento applicativo della misura cautelare agli arresti domiciliari presso una struttura psichiatrica alla luce del vizio parziale di mente dell'indagato, al fine di scongiurare il ripetersi di ulteriori condotte di maltrattamenti da parte dello stesso. La Giunta regionale ha completato la programmazione delle risorse finanziarie che coprono l'intero costo del progetto riguardante la diga di Campolattaro. Al complessivo finanziamento di 512 milioni di euro concorrono risorse a valere sul PNRR per 205 milioni di euro e risorse della programmazione regionale per 307 milioni di euro. Con il provvedimento si garantisce la copertura dell'intera opera, compresi gli interventi in campo irriguo, come anche di recente richiesto dalle associazioni di categoria del mondo agricolo. Si conferma in concreto e in tempi rapidi l'impegno della Regione per attuare un'opera di valenza storica che garantirà l'autonomia idrica della Campania per gli usi potabili e lo sviluppo delle produzioni agricole, con prioritari benefici per l'area sannita. Supera il record assoluto raggiunto nel 2021 il numero di proposte alle candidature del Premio Strega 2022. Sono 74 i titoli segnalati dagli amici della Domenica, fra i quali il comitato direttivo del premio presieduto da Melania Mazzucco, nel quale quest'anno sono entrati Dacia Maraini e Antonio Scurati. Dovrà scegliere i 12 libri che si disputeranno l'edizione 2022. Sono veloce, rapido, dinamico, limpido e trasparente. Facile, a portata di click, pronto a realizzare i tuoi sogni. Sono Chiaro BPP, la cessione del quinto di Banca Popolare Pugliese. Vai su chiarobpp.it e scopri l'offerta di questo mese. Dopo 2 anni di stop forzato, si riunisce lo staff della manifestazione Un Assist per la Colonia. Tantissime le novità in programma, tanti gli sport coinvolti e ospiti d'eccezione, uniti per realizzare momenti di gioia e condivisione che tutti noi, ma soprattutto i bambini, hanno da tempo desiderato. Per adesso non prendete appuntamenti. Dal 20 al 26 giugno, terza edizione di Un Assist per la Colonia. Diamo il benvenuto da Art Joy Design Salon. Quest'anno ci saranno tantissime novità nel nostro salone. La prima che vi vogliamo illustrare è l'Estation Micro Ring Soft Touch, che è un nuovo allungamento di capelli che permette di stravolgere il vostro look. Vi aspettiamo in salone con il nostro esperto Giovanni Pirozzolo, che vi darà il miglior consiglio possibile, ovviamente con una consulenza gratuita, così da poter scegliere la migliore tonalità e tessitura per dare un'innovazione al vostro look. Vi aspetto in salone per scegliere insieme la nuance più adatta alle vostre esigenze. Troverete a disposizione tante fantastiche promozioni, perché da noi la bellezza è per tutti. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.